Siamo qui nel laboratorio di pittura con il professore Di Miceli. In che cosa consiste questo laboratorio? Allora, è un laboratorio di pittura su vetro, in realtà su plexiglass, con simil piombo. Quindi diciamo, le opere realizzate simulano delle opere su vetro, delle vetrate realizzate con il piombo nero e con colori adatti appunto al plexiglass. Siamo qui nel laboratorio di pittura con Alice e Jennifer, che adesso ci parleranno di come hanno lavorato in queste vetrate. Abbiamo preso l'album e abbiamo visto dei disegni, dei graffiti di Ehring. Li abbiamo disegnati, poi li abbiamo colorati. Poi abbiamo preso il plexiglass e abbiamo disegnato con il simil piombo. Però abbiamo dovuto aspettare 12 ore prima di colorarlo. La volta successiva abbiamo usato dei colori per il plexiglass e abbiamo colorato. Prima di tutto il finto piombo servirebbe per far fuoriuscire il colore e dovremmo aspettare molto tempo per farlo asciugare. Ti appassiona questo laboratorio? Sì, molto, perché lavorare sulla vetrata, sui colori, sul disegno è molto bello, perché rappresentare un disegno e colorarlo. Buongiorno ragazzi! Ma voi che laboratori siete? Oh, a chi mi devo rivolgere? Alla regista! Prego, avanti! Oh, piacere! Di cosa fate voi qua dentro? Noi qui ci siamo un film, registriamo dei film. Questo è il nostro Indiana Jones! Oh, addirittura! Indiana Jones! Fai palestra per il personaggio? E rappresenti quale cinema? Avventura! Ah, ho capito, bravo! Vediamo? Prego, regista. Questo è il boy dance. Ah, bene, complimenti. Canti, balli. Sì, faccio Dai, va. Che strano cappello. Io sono il genere fantasy, ovviamente io sono un giullare. Bene, divertente. E questa signora così affascinante chi è? Sono il cinema muto. Oh. Lei è una vampa allora? Una diva? Poi mi rilascio un autografo, grazie. Oh, che carino questo cagnolino! Quanto è carino! Mi dica, chi è questo castrano cagnolino? Questo cagnolino? L'abbiamo trovato per strada. Ah, sì? Sì, lui è del genere dei cartoni. Ah, ecco! E io abbiamo il cinema animato. Oh! E si chiama Pluto. Pluto, che carino! Ma cosa sta inquadrando? Proprio ci sono un Si vergogna molto la cosa. Oh mamma! E questo che cos'è? Mamma mia! Chiamiamo l'assassino. Il killer. Ah! Capito? Insomma, non ha la faccia molto cattiva. Contempla la perfezione. Ah, ho capito, inganna, con la sua aria tranquilla. E questo bel tenebroso? L'agente speciale della CIA, questo problema, prendilo. Oh, addirittura un messaggio segreto, mamma mia. Avrà un futuro, giovanotto, complimenti. Dopo c'è il popolino. Oh, questo è il cinema comico, immagino. Il comic, complimenti. Bene, grazie signor regista. Ma lei è un... ha studiato con Fellini, con Rosi, con Mencini? Sì. Oh, capito. Con tutti? Benissimo, va bene, grazie. Iscriverò sicuramente la mia numerosa prole in questa scuola. Oggi siamo qui con la professoressa d'arte al laboratorio Ciò che si gira. Su che cosa si basa questo laboratorio? Conoscere cos'è il cinema.
come forma d'arte, forma di comunicazione. Quindi noi partiamo dal film per capire cosa c'è dietro. Dobbiamo arrivare a conoscere tutte le figure che compaiono nei titoli di coda. Quindi dall'ideatore del film fino all'ultimo tecnico delle luci. E proviamo a guardare cosa c'è dietro le scene, proviamo a smontare un film, a rimontarlo, però i ragazzi per esempio stanno lavorando su cosa serve per poter costruire il film, il loro film ideale. Quindi stanno innanzitutto immaginando il trailer del loro film ideale. Questo è più o meno, quindi si gioca con le immagini, si gioca con le scene, con gli attori. Oggi per esempio abbiamo visto per esempio effetti speciali, i vari tipi di effetti speciali sia nei film horror che nei film di azione. Ecco, spaziamo quanto più possibile in questo mondo fantastico e misterioso anche in parte. Ok, grazie. Ora intervisteremo due ragazzi del laboratorio. Come vi chiamate? Sara Bonetto e Alex Boteggiato. Che attività praticate nel laboratorio? Pratichiamo e guardiamo film e li analizziamo, i trailer, e smontiamo e ricostruiamo a modo nostro i film. E... Su cosa lavorate per adesso? Cioè, in questo momento stiamo guardando un po' di ogni genere di film per poi creare un nostro film, prendendo spunto da tutti i film che abbiamo visto, tipo horror, oppure romantico, oppure poliziesco. Entro la fine dell'anno dovremmo creare un nostro film fatto da noi. Ok, grazie. Siamo qui con il laboratorio teatrale, con la professoressa Nasca e la professoressa Librici. Adesso li intervisteremo. In che cosa consiste questo laboratorio? Quest'anno abbiamo deciso di rappresentare un musical, Giulietta e Romeo, perché è una storia conosciuta da tutti, poi tutti l'hanno visto sicuramente sia in televisione che a teatro. Prima abbiamo studiato il copione, abbiamo visto il film, abbiamo studiato il copione, abbiamo assegnato le parti, adesso proprio in questo momento stavamo scegliendo le musiche. Qui con i ragazzi del laboratorio teatrale, come vi chiamate? Io Isabella Fondarò. Giada Zizza. Sergio Funderò. Raffaella Galati. Cosa pensate di questo laboratorio? È molto bello, la professoressa ce l'hanno proposto perché anche ci va a superare l'emozione. Pensi che sia utile questo laboratorio? Per me sì, fa più che utile, fa molto divertire, anche le professoresse sono molto simpatiche e... è stata una bella scelta questo laboratorio. A te piace il laboratorio? Sì, è molto bello, diverte tantissimo. Che cosa fate di preciso? Allora, all'inizio dell'anno, quando abbiamo iniziato a frequentare il laboratorio teatrale, abbiamo guardato il copione, ci hanno presentato la trama di cui dovevamo fare tutto l'anno. La nostra trama è Giulietta e Romeo. Abbiamo guardato il testo, abbiamo poi imparato, diciamo, le parti. Dopo abbiamo arricchito le parti aggiungendo altre frasi per poter dirle, visto che siamo stati molti. Ci sono stati pure dei problemi, però poi li abbiamo risolti. Salutate, salutate.
come si chiama questo laboratorio? Il laboratorio si chiama Tutto Rap e sfrutta il gusto dei giovani, perché i giovani sono innamorati del rap. In che cosa consiste? Consiste nella, diciamo, realizzazione attraverso l'ascolto di vari testi rap e attraverso l'ascolto anche di tecniche dei vari rapper, nella realizzazione di un rap scritto, diciamo, dai ragazzi che devono scegliere poi una base musicale e realizzare quindi questo testo musicale. Come hai strutturato il laboratorio? Il laboratorio è strutturato in due momenti. Un momento è l'ascolto e lo studio anche dei testi, delle canzoni, di alcune canzoni che vengono proposte dagli stessi ragazzi. Quindi noi le ascoltiamo, leggiamo e commentiamo i loro testi. Poi si passa alla fase della produzione, perché loro hanno scritto dei testi, si stanno esercitando a leggerli seguendo un certo ritmo e anche una certa velocità, perché una delle caratteristiche del rap è anche la velocità nella pronuncia, e poi hanno scelto delle basi e su queste stiamo lavorando per adattare testi e basi per poter arrivare poi alla fine dell'anno ad un prodotto, ad almeno un prodotto interamente fatto da loro. Il laboratorio è tantissimo, l'ho pensato tanto di farlo, mi piace tanto. Perché l'hai venuta questa idea di creare questo laboratorio? Perché il laboratorio, come ho detto poco fa, sfrutta quelle che sono le inclinazioni dei ragazzi. Intanto parto dal presupposto che i ragazzi, dopo tante ore di scuola, devono poter trovare un luogo idoneo per, diciamo, anche esprimere le loro emozioni, perché il laboratorio è tutto il rap, sfrutta diversi linguaggi, quindi non solo, diciamo, sia il linguaggio musicale che il linguaggio del ritmo, che il linguaggio corporeo, perché i ragazzi, per esempio, in questo laboratorio si esprimono anche con il corpo, quindi l'idea era quella di fare sperimentare, diciamo, nuove forme di comunicazione attraverso però le quali i ragazzi possono veicolare sempre dei valori, il valore dell'amicizia, il valore praticamente della legalità. Infatti i testi che noi scegliamo hanno sempre delle tematiche sempre incentrate sull'amicizia, sulla legalità, sulle relazioni. Devo dire che i ragazzi sono molto entusiasti. Faccio laboratorio scientifico, le nostre professoresse, la professoressa Longhi e la professoressa Fauci. Oggi vi presentarvi con te questo laboratorio, farò alcune domande ai dei miei compagni. Perché hai scelto questo laboratorio? Ho scelto questo laboratorio perché amo la scienza e gli esperimenti. Ti è piaciuto questo laboratorio? Sì, mi è piaciuto molto questo laboratorio perché ha ampiamente superato le mie aspettative. C'è un laboratorio che si fanno degli esperimenti e dopo ci trovano una scheda. Questa scheda consiste nel compilare il titolo, il materiale, il problema, l'ipotesi, le fasi del lavoro, le osservazioni e le conclusioni. Faremo un esperimento che si chiama 2-7-1. Per prima si usa una bottiglia di plastica, poi si mette dell'uretta dentro. E poi il buco. E poi della cera. Grazie.
l'uva si alza perché la reazione dell'aceto e del bicarbonato forma delle bollicine e per questo l'uva si alza. Oggi siamo qui con la professoressa Rizzo di Fumetto, del laboratorio di Fumetto. Che cosa fa in questo laboratorio? Allora, l'obiettivo di questo laboratorio è creare una pagina di fumetto, quindi i ragazzi immaginano una storia, scelgono dei protagonisti, poi acquisendo quelle che sono le tecniche del fumetto, quindi la struttura della gabbia, il chiaroscuro, la profondità, quelle che sono le tecniche base, creano sulla base della loro scenografia che hanno suddiviso in sequenze un fumetto, quindi avviene la prima stesura su carta lucida, poi la bozza e poi la stesura definitiva e la creazione proprio di un racconto con immagini e parole. Ok, grazie. Potete dirci a turno il vostro nome? Io mi chiamo Daniele. Mi chiamo Carla. Io mi chiamo Mattia. Io mi chiamo Simona. Io mi chiamo Matteo. Così andranno alla classe con qualcuno. Quando vengono portati i ricordi. Esatto. Fare questa scena entra alla fine. Quando tipo c'è la scatola in mano che poi viene consegnata alla persona che magari sceglierà. Così già abbiamo l'inizio e poi costava aggiungiamo alla fine. Invece c'è tipo, intanto così dava bene dal primo. Sì, sì, sì. C'è qualche altra idea. Dimmi, cosa pensi di questo laboratorio? Questo laboratorio è molto bello, è piacevole perché si fanno le interviste, tante fotografie e anche molte riprese. Ho scelto questo laboratorio perché mi sembrava molto interessante e penso che mi possa aiutare anche in una materia in cui ho più difficoltà, la grammatica. A me piace questo laboratorio perché intervistiamo ragazzi che non conosciamo e alla fine noi ci divertiamo. Cosa preferisci, scrivere, intervistare, presentare o registrare? Allora, io preferisco nettamente registrare perché mi piace stare a contatto con le persone e anche sentire il loro punto di vista. Io preferisco intervistare perché sono molto curioso e amo comunicare con la gente. A me piace fare le riprese perché amo osservare e fare vedere e anche condividere con gli altri. Ti piace metterti nei panni del vero giornalista? Sì, mi piace raccontare le cose che succedono. Sì, mi piace scoprire in diretto i pensieri degli altri. Ti piacerebbe fare da grande la giornalista? Sì, mi piacerebbe molto perché vorrei viaggiare per il mondo alla scoperta di nuove cose e vedere nuovi luoghi. In pratica sono curiosa di conoscere. Sia utile perché il giornalista va alla ricerca di nuove fonti, trova informazioni e le racconta. Sì, perché mi piace molto raccogliere informazioni, scattare foto per poi crearne un servizio
o un articolo, visto che mi piace anche molto scrivere. Sì, perché penso che sia molto interessante avere delle notizie dirette su tanti argomenti diversi e ascoltare le persone che hanno vissuto esperienze particolari. A me personalmente piacerebbe fare la giornalista perché amo andare in cerca di nuove informazioni e condividerle. Penso che sia un lavoro molto utile per conoscere nuovi luoghi, approfondire argomenti e tant'altro.